Ecco come si presentano oggi le strade di Torino, mentre impazzano gli scontri tra i Black Bloc e le forze dell'ordine. Leggo da un'agenzia appena arrivata. Ma è un bollettino di guerra. 18 feriti tra i giovani manifestanti e 7 agenti di pubblica sicurezza ricoverati all'ospedale. Chi ti ha ridotto così? Dillo! Alle telamere adesso! Io non c'entravo niente con gli scontri! È stata la polizia? Sono stati loro? Sono stati loro a ridurti così? Che fate? Non potete! Non potete portarlo via! Così impedite la verità! Non possono bloccare la verità! Giovanni Barreca, Torino. Oggi è un noto e amato anchorman del piccolo schermo. Dispensa consigli e atteggiamenti da prendere, specialmente ai giovani. Un equilibrista della menzogna, consacrato al dio dell'audience. Adesso so chi è Scanner, ma non ho voluto incontrarlo, perché sapevo che avrebbe finto di non conoscermi. Mi dite subito cosa stiamo facendo qua o io me ne vado. Ehi, fermati. 20 anni più l'aggravante. Eh? Scanner, Traghirre, Banzai, forza, andiamo in spiaggia. Da quei tempi si sa. Poteva accadere a me, a te, a lui. Che fai il giornalista? Magari finisci che ci fai un bel servizio da mandare in prima serata, eh? Signori, meglio chiarire subito come stanno le cose. Se vi ho seguiti fino a qui è per capire di cosa stiamo parlando. È vero, io in passato ho fatto militanza politica. Del resto non l'ho mai nascosto. Ma la storia di questo Campolonghi, del suo presunto omicidio, non mi riguarda. Né come giornalista né come ex militante. E in tutta sincerità, non mi sembra di ricordarmi di lui. Ehi, coglione! Guarda questa foto. Sei tu? Sei più giovane, ma sei tu. Il solito stronzo. Insomma, ma che volete da me? Mi sono fin troppo esposto, ho già rischiato molto a venire qui. Ma il più esposto, lui, il più importante, è il leader. Come voglio la mia individualità, io. Recuperare me stesso e il mio privato, io. Farci un bello orticello e coltivarci l'ego. È così che si mandano le cose a puttane, no? Ma che cazzo sta dicendo questo qua? Tu stai fuori, ragazzo, curati. Ragazzo, rinneghi pure l'amicizia adesso. Sto dicendo che quella notte dopo l'incidente siamo tutti scappati a casa, come tanti... No, Pallotta. Quando c'è di mezzo un morto non si può scherzare. Basta! Cos'è, un flashback? Vogliamo ragionare al presente, noi tre. Che possiamo fare? Sei te il commissario. E a te che hanno affidato l'indagine. Tu sei l'unico che può fare qualcosa. Giusto. Cioè, io non lo so, però se ti serve il nostro aiuto, se hai bisogno della nostra solidarietà, parla a nome di tutti, credo. Per avere la vostra... Allora, dillo. Cosa vuoi da noi? E c'è una strada sola. Il gruppo? Ma quale gruppo? Lisce tutto questo fino a quando il... E chi comanda? Tu? Questo è troppo, io vi saluto. Allora vi ammazzo su questa spiaggia. Morti voi! Ma che fai? Stai scherzando, spero. No, perché? Ma guarda, mare, ma di un delinquente comune, nessuna impronta. Guarda, Luis, ma che cazzo fai? Ma tu veramente vuoi... Senti! Credi davvero che possiamo... Ricominciare? Sì. Pagliari, nel suo diario, parla di una vecchia intervista che abbiamo fatto. Scanner, devi trovare quella pellicola e far sparire il negativo. Senti, qui c'ho Amore tossico di Caligari, originale. Poi...
passaggi di... Il nome del regista non mi ricordo, mi sa che non si era schierato. Sì, ma io non sto cercando un filmato a tema, io sto cercando un'intervista a un gruppo di giovani extraparlamentari. 3 anni fa venne un tipo che cercava, sì, questo film. Sì, era un documentario su un gruppo di ragazzi del 77, un gruppo di compagni di quelli tozzi. Com'è che si chiamavano i... Lupi solitari. I lupi solitari. Però non ce l'ho più, perché l'ho venduto proprio a quel tizio 3 anni fa. Non si ricorda a chi, com'era fatto? È importante. Era un compagno di quelli nostalgici. Vecchio tesserato. Veniva qui tutti i fine settimana. Mi ricordo che era un professore universitario. Si chiamava professor Palletta, no, professor Pecchetta, professor... Pallotta, Massimo Pallotta. Massimo Pallotta, professor Massimo... Ma allora lo conosci? Signor giudice? Accomodati, Francesco, solo un attimo. Prego. Che cazzo fai? Accomodati. Hai preso te il filmato che dovevo cercare? Siedi. Fuma. Ti stavo aspettando. Perché non me l'hai detto subito che ce l'avevi tu? Avrei evitato di andare in giro. Non saresti mai venuto. Spontaneamente. Adesso bevi. Ti consiglio di sparartene almeno un paio di grappini. Quello che stiamo per vedere può far male. Bevi. C'è tra voi i fascisti che combattete? Anche loro gridano slogan e fanno violenza coprendosi il volto. Cazzo dici? Il mio nome di battaglia è Scanner e questa è la mia faccia. L'altro ieri hanno ammazzato un compagno di lotta continua, Walter Rossi, davanti a una sezione Messina. Compagni, scopritevi la faccia. Questa è la differenza. Noi siamo un gruppo, cazzo! I lupi solitari! E nel gruppo che si trova una verifica politica. L'individualismo borghese porta alla decadenza e alla distruzione del proletariato. Per questo va condannato. Meglio morti che borghesi. Giusto, compagni? Cosa mi hai fatto vedere? Ma come cazzo parlavano? Addio. Che? Tu lo sai, vero, professore? Che cosa so? Cazzo di... Dobbiamo distruggerlo. Ma cosa? Quello? No, perché, scusa, lo conservo io e lo tengo in custodia. È come una reliquia, fa parte del nostro passato, no? Qui al sicuro. Cos'altro nascondi lì dentro? Non c'è niente, quello è il mio rifugio pensatoio. Tengo delle riviste, il vecchio ciclo stile, niente, non c'è niente. Niente, Giovanni. Giovanni, ho detto, non c'è niente da vedere. Ma perché non mi credi, Giovanni? Cos'altro nascondi in questa Giovanni! Casa? Tu sei pazzo. Sei un folle. No. Ci mandi tutti in galera. No, io sono il nostro custode. Certo, eravamo giovani, arroganti, ma avevamo ragione. Formavamo un gruppo vincente, compatto. Perché? Perché c'erano le idee, una fede. E non si può cancellare il ricordo di una fede. Ma non capisci che io ne sono
Il depositario. Non ti sei chiesto se noi eravamo d'accordo? Ma come potevi immaginare tutto questo? Appunto. No, Giovanni, no, ti prego! L'amicizia! Qui sta tutta la nostra energia! A cosa è servito? Cosa abbiamo raccolto? Quattro frasi fatte. Come quelle del filmato. Stupidi slogan! Non erano slogan! Ma... E adesso li usano per la pubblicità. I tempi cambiano. Che vuoi farci? Tempo per riconoscimento. Ma eravamo uniti! Formavamo un gruppo, credevamo nelle stesse cose. Adesso invece te, io e gli altri non crediamo più a niente. Giovanni, ma chi siamo noi oggi? Tu lo sai. Due adulti consapevoli. Dov'è l'alcol? La rispettabilità si conquista con il conto in banca. Ed è questa me la chiami consapevolezza. Di che cosa? D'essere un prof scoppiato che per 4 lire, euro, scusa, ancora insegna un gruppo di coglioncelli? Cosa? No, la verità è un'altra. Abbiamo perso ideali, abbiamo perso coscienza, la voglia di lottare! Parla per te, io non ho mai smesso di lottare. Sono un combattente della mediocrità, tutti i giorni scendo in prima linea contro i reazionari che ci circondano. Giovanni Barrega è ancora in prima linea, compagno. E i miei servizi stanno a dimostrarlo! Cazzo, questa è coerenza. La coerenza, la coerenza e la maledizione delle menti meschine! Basta con questi slogan del cazzo. Giovanni, non lo fare. Ma non capisci che così è come se bruciassimo tutti noi? Siamo già bruciati all'inferno, tutti e cinque. La notte in cui Campolunghi è precipitato da quel terrazzo. Ma ci stanno seguendo? No. Che vuol dire, scusa, ora no? Perché prima ci hanno pedinati. Sì. E io come un imbecille non me... E dopo la morte di Pagliari? Quale? Sta con queste supposizioni stronze. Cosa rischiamo? Pistole. Armi sicure, senza matricola. Anche i proiettili sono contraffatti. Ma che cosa hai in mente di fare? Il dossier che ci riguarda. Questo sarebbe il tuo piano? Beh, un bel piano del cazzo, mentre che spariamo un giudice e un poliziotto. Non abbiamo... Ma fu un caso! Quello è stato un caso! Questo è un omicidio premeditato! Oh! È facile per te parlare. Hai pensato proprio a tutto. Ma che fate? Insultato, deriso, calunniato, crocifisso. Una carriera gettata nella merda. Ma... Non gliela do questa soddisfazione. Quelli sono iene, mi mangiano vivo. Farò l'inchiesta giornalistica. Creerò decine di depistacci. Massimo, non sai cosa significa questo? Insieme, come una volta, il gruppo. Per questo lo facciamo allora, vero? Adesso basta parlare! O prendete queste pistole oppure io vado e mi costituisco. E voi tre, dico voi tre, mi seguirete, capito?